Ok, arrivati a Cinecittà World. Oh, finalmente, il tempo diciamo che c'è per ora. Entriamo a Cinecittà World, venite con me. Entrata di Cinecittà World, venite con me! Ok amici di Oltre lo Sguardo, sono qui ancora con voi per dirvi uscito da Jurassic World. Mi sono veramente divertito veramente tanto, è bellissimo, è suggestivo, ti porta proprio nel mondo di Jurassic, quindi dinosauri, e oltretutto è veramente fatto per chiunque, possono fare bambini, adulti, famiglie, più ne mette, veramente lo possono fare tutti perché è tranquilla.
bisogna tenersi perché un po' si muove, ma non fa cose strane, giri strane, si sta liberi, non ci si lega, non... è tranquillo, è semplicemente un vagone che si muove. Non dico più di tanto, se no vi levo la sorpresa, ma è bello e divertente soprattutto. Ok, quanto riguarda le altre attrazioni che ho fatto finora, quindi parlando di rodeo, quello delle macchine delle piscine, che ho fatto qualcos'altro, oltretutto ho prenotato anche Assassin's Creed, che si prenota direttamente dal sito. Io vi consiglio di si prenota, non puoi fare altro, devi per forza prenotarlo, quindi appena lo farò vi dirò com'è. L'ho prenotato, tra poco devo andare a farlo. Ho fatto la rodeo, ho fatto quello delle piscine, è veramente meraviglioso, quindi bello, veramente bello. Il parco è bello, è proprio come se si sta dei veri set cinematografici, quindi proprio come un cinema, quindi nei set. Assassin's Creed, tutta la mia considerazione, è bello, divertente, qualche latino in VR, è veramente bello. L'unica cosa che potrebbero farlo più semplice, perché lo sai, le persone vogliono una cosa veloce, questo è il mio punto di vista. Secondo me Assassin's Creed è bello, ma secondo me potrebbe essere ancora di più, aggiungendo quel poco più di storia, perché c'è una parte dove il gattino si perde, non voglio svelarvi più di tanto, ma se venite a Cinecittà fatelo. We'll be right back.
sono diretto allo spettacolo di scuola di polizia di Cinecittà World. Poi vi farò vedere comunque qualche immagine, non tutto, ma qualche piccolo pezzettino, però vi dirò anche cosa ne penso, se ne vale la pena o meno. Dopo aver visto lo spettacolo di Motor Shack, scuola di polizia, andatevelo a vedere perché è bellissimo. Allora, fatto Volarium, bellissimo, è grande proprio, cioè, è come proprio un cinema volante vero e proprio, quindi vi consiglio di farlo.
Ok, uscito dal Cinecittà World, parco bellissimo, suggestivo per quanto riguarda il cinema, perché tutto ciò che c'è, attrazioni, spettacoli, è inerente al cinema. Come vedete sottofondo c'è la canzone dei Pirati dei Caraibi, ma tutto questo oggi c'è stato una colonna sonora, canzoni sempre inerenti al cinema. Io vi consiglio veramente vivamente di venire, se siete a Roma, siete magari per più giorni, vi consiglio di venire qua, veramente bello, è molto molto bello. Considerazioni finali, dopo avervi detto comunque è un bel parco, non ci sono state, diciamo, molte cose negative, non, per esempio quello che a me personalmente ho visto, diciamo che la zona Far West è leggermente sbiadita, come appunto dicono, hanno detto già gli altri miei colleghi, quindi sì, effettivamente andrebbe poco ritematizzata, però comunque al di là di tutto rimane un ottimo parco da passare una bellissima giornata e dentro ha un sacco di set cinematografici con mostre e tanto tanto altro. Purtroppo si è fatto tardi e ho proprio la corriera da prendere, quindi purtroppo non ho fatto in tempo a vedere la mostra di pezzi Oscar, quindi magari ci ritornerò in futuro, non so, chissà, però al di là di questo e niente, al prossimo video con un altro sguardo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatelo. Ciao!